Benvenuti amici, io sono Salpimpos e oggi torniamo su Poppy Playtime, capitolo 3, e lo andiamo a continuare. L'ultima volta abbiamo affrontato la scuola, non solo la scuola, ma anche la signorina che ci fracassava le scatole. Siamo arrivati qui, che comunque credo faccia parte ancora della scuola, però, allora, se mi fai parlare, magari mi fai spiegare dov'è che siamo arrivati, prima di frantumarmi le scatole. E comunque, siamo arrivati qui a prenderci un altro jumpscare. Allora, l'altra volta abbiamo provato anche cioè abbiamo trovato. E basta. E basta, buon gattino. Comunque, siamo arrivati qui e siamo forse sotto la scuola, sotto questa struttura. Preferisco il caricamento a sto punto, almeno parlo. Dobbiamo affrontare questa serie di animaletti che fracassano le scatole. Ora però abbiamo trovato una pistola l'altra volta, quindi presumibilmente ci potrebbe servire a bisciottarli. E con tanta calma e nonchalance proviamo ad ucciderli. Non così però. Tac. Ah, ok. Quindi sono dei flare. E allora ne sparo uno ogni tot di tempo. Io così nel dubbio. Allora non so minimamente. Oh cacchio. Dove cacchio me ne devo andare? Non so minimamente dove io debba andare. Però nel dubbio ne sparo uno ogni 3x2 e corro. E io corro. Questa è chiusa. Oh, mi insino per di qua. Sinistra o destra? Chiuso! Ma come chiuso? Mi sono perso. Ho finito i proiettili. Salve, come siete teneri e coccolosi. Finito i proiettili, ragazzi. Ma mi attacco. Carica, carica, ciccio. Che mi butto. Ho trovato un buco. Non so come io lo abbia fatto, ma l'ho fatto. Cioè, prima volta che mi succede in questo gioco di fare le cose. Che cacchio è stato? Allora, se io riesco ad emergere in qualche modo. Che succede? Salve! Ma fatevi i cacchi vostri! Allora, stavo dicendo che effettivamente ce l'ho fatta ad uscire da qui. Però effettivamente io non sono uscito da qui. Io devo ancora continuare per questi condotti. Infatti, qui si sale. Tua sorella, non ve la ritacchiate, per favore. Allora, brutta cosa, ragazzi. Brutta, brutta cosa. Ci mancava prenderci uno jumpscare dai cari e teneri orsacchiotti, ragazzi. Comunque voi lasciate like. Non lo avevo detto all'inizio del video perché ero perseguitato. E dico, continuo ad esserlo, però voi lasciate like sempre comunque. Allora, quindi prendo da qui. E tua sorella. Oh, salve! Ma perché io devo fare questi giochi, ragazzi? Perché? Ma voi ci avete giocato? Fatemi sapere nei commenti. E fatemi sapere nei commenti se l'avete finito e che cosa ve ne pare di questo Poppy Playtime, capitolo 3. E perché io ne dovrei... levatevi! Ma io dove cacchio devo andare? Mi insino per di qua? Ah, pure? Pure con corrente da attivare qui? Con loro che mi perseguitano? E levati al cacchio. Ok, pulsante schiaccia. Levati, ho sparato. Ho capito, ma io ho sparato il flare. Ma che è? Che vi siete messi gli occhiali? C'è da capire qui come muoversi. Senza più che altro finire i proiettili. Vorrei proiettili infiniti. Levati. Allora. Ah, ok. Meno male che mi risulta attivo. Quindi devo andare a premere quello. Ma da qui non ce la faccio. Ok, quantomeno il checkpoint c'è anche quando premiamo il pulsante. Meno male. È almeno quello. Quindi ho attivato lì. Levati al cacchio. Ah, si disattiva, perché? Poi che ti attaccano anche da dietro. Non è che tu li vedi. Levatevi dal cacchio. Brutti esseri malefici. Ah, aspetta che... Ho capito che cosa devo fare. Ho proprio capito che cosa devo fare.
Solo che mi si è buggato il gioco, perché non credo che doveva andare così. Ho capito. Ma se cade al di fuori del pulsante è chiaro che non facciamo nulla così. E il cubo è rimasto qui. Vai, vai, non sale. Vai che è rimasto. Vai, ok, mi sono incastrato qua. Io mi sono incastrato. E voi potete ridere quanto volete. Ah, devo tirare per quello. Fatto. Quindi ora è tutto attivo, no? Mai stare fermi. Ma che è successo? Tutti morti. Schiaccio pulsante. Io devo schiacciare il pulsante sopra, stando sopra qui. Ora ho capito qual è l'inghippo. Tac. Tre ore a cercare un'uscita da qui. Nel dubbio andiamosene. No. Salvataggio, meno male. Quindi se tanto mi dà tanto avremo ancora a che fare con questi esseri. Però qui c'è luce, quindi in teoria io vago. Vago e me ne vado. Paperelle. Mi ricordano qualcosa queste paperelle? Dark Deception. Se vi siete persi la serie, andatela a guardare sul mio canale PC Horror, ovviamente. Salvo Pimpus PC Horror, quindi non ve la perdete, perché è carina quella serie. Quindi io dove vado? Vado di qua? Vado di qua. Siamo su Dark Deception. E allora niente. Continuo. Però qui non mi sento minacciato. Fortunatamente. Che è? You're Pappy's angel. Come to save us. Nothing left to save. Not here. Bird catnaps home angel. Their home. A million pairs of eyes are on you now. Watching, waiting, hungry. They want nothing more than to crawl beneath your skin and eat away at you bit by little bit. Fill what feels empty inside themselves. That thing, Catnap, the prototype is his god, and this is what he does to heretics. These little toys follow Catnap to avoid that very fate. And in return, they are fed. We try to fight it. The prototype's control. I am the last of the smiling critters. Listen to me. You need to get out of this place. You need to live. You and Poppy could fix this. End this madness. The torment. Oh no. Oh no. Okay. Leave me. Ma c'ha con me? Mi scusi. Stavo solo guardando quello che stava raccontando. Aiuto. Ma perché sono sempre perseguitato in tutti i giochi? Perché? Perché mi fate questo? Dove? 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 Aiuto. Signor Doggy, ma perché lei mi vuole ammazzare? Perché è stato posseduto, ovviamente. Giro tondo. Vai via, vai via, vai, andate via. Ho sbagliato strada. Die and retry. Questo gioco funziona così, ragazzi. Peggio di Dark Souls. Quindi, andare a destra è sbagliato. Dobbiamo andare a sinistra, eventualmente. Organizziamoci, ricordiamoci i percorsi. Ah, se lui non si attiva io da qua non cado. Che fregatura però. Buongiorno, ora cado. Ok, via. Allora, ricordiamoci la strada che facciamo. Quindi, da qui. Un po' come il primo Poppy Playtime. Da qui. Poi, risaliamo da qui. Poi da qui. Se si insinuasse più che altro. Dritto, sinistra. Tra destra, sinistra, destra. Dritto per dritto. Forse c'erano più scivoli comunque. Però io ho preso il primo che è capitato.
Die and retry, ragazzi. Quindi quando sbagliate una strada, riprovate da capo fino a quando trovate la strada giusta. Allora, vediamo se la indoviniamo ora. Bello sto gioco, ragazzi, fantastico. Allora, vado di qua. Poi, qual è la strada? No, sono scontato. Di qua è chiuso, quindi di qua. Poi, di qua. Poi era sinistra, giusto? Questa è solo sinistra. Questa è sinistra, destra. Dritto. Ok, poi dritto. O possiamo anche buttarci da qui. Penso andiamo a scoppare sempre nello stesso posto. Oh mano. Ok, e abbiamo trovato la strada. Se l'avessimo nuovamente sbagliata, dovevamo ripetere tutto nuovamente. Alleluia, bro. E quindi niente. Penso io non sia più perseguitato da lui. Credo. Fatto, ragazzi, fatto. Abbiamo finito il gioco. No, non ancora, purtroppo. E siamo fuori. Più o meno. No, più o meno. Meno male. Mi ha invitato a... Ma come cacchio si esce? Invece andrà all'ufficio e come non è l'italiano dovrebbe avere un su... Ah, c'è un buco qua. Ok, direi che possiamo cambiare location. In teoria dovrei portare un altro cavo qui, no? Intanto prendo la chiave. Mi arriva? O prima devo portare il cavo? Mi arriva. Ok. Allora, niente, con chiave alla mano, qual è il postaccio da aprire? Quello? Ma ovviamente credo di sì, perché non è che abbiamo altri posti qua. Eccoci qua, perfetto. Dove siamo? Qua? Abbiamo finito il gioco. No. Ufficio. Nuovamente batterie. Quindi dove cacchio dovrebbe essere? Tipo là? Ho trovato l'inghippo, ragazzi. Perché te le nascondono pure. Non solo devi trovarle. Però no, tu devi accecarti prima di trovarle. Va bene così. Comunque. Andiamo di qua. Poi batteria, che presumibilmente è sempre questa. Quindi la trascino. La zicchiamo qua. Perfetto. Poi... mi apre questa. Apriamoci gli occhi. Ok. Cosa troveremo mai da queste parti? Io do fuoco a tutto. Chi se ne frega. Attenzione, non lasciamocela troppo, perché ho paura che io mi perda qualcosa poi. Tipo, abbiamo 200 batterie da recuperare. I flare che non illuminano più. Si sono stancati pure i flare. Comunque questa dovrebbe essere aperta. Oh cacchio. Oh cacchio. E invece è chiusa. Però da qui possiamo illuminare. È batteria lì. Ok. Catnap in tutto il suo splendore, ragazzi. Azzicco qua. Run. No, basta. Sono stanco di runnare. Perché run? Help. Help, run. Tutto c'è. Oh, questo si apre.
ma sbatto sempre in faccia. Qui c'è qualcosa. Oh, da qui posso innalzarmi. E da qui Bunzo Panni, che è scappato comunque. È quello che è morto poco fa, forse. Ucciso da Catnap. Tutti i giocattoli non esistono più dentro le scatole. Vabbè, io mi innalzerei da questa parte. Vediamo cosa ci aspetta sopra. Ok, mi insinuo per di qua. Mi butto. Salvataggio. E allora la strada è giusta. E via. Mega salto. Vediamo che c'è di qua. E ritorniamo negli inferi. E quindi altri enigmi da risolvere. Giusto. Quindi c'è da attivare questo in un qualche modo. Però questo è staccato, quindi non ci arrivo là io. Mi innalzo. Perfetto. Prendo energia. Ok, e posso saltare, però senza staccare il braccio, giusto? Aspetta che qui è un po' complicata la situazione. Ok. E via. Perfetto. Possiamo staccare qua. Forse non avrei dovuto staccarlo però, il braccio. Però da qui posso farlo lo stesso. Perfetto. Allora, quindi do energia. Perché se attivo questo dove vado? Scusami, non ritorno là. Boh, proviamo. Al limite proprio. Ok, forse devo attivarle entrambe. Non saprei onestamente. Le attivo entrambe e vediamo che succede. Ah, vedi, c'è il pannellino qua. Attivo quello e poi premo qui. Ok, fatto ragazzi. Quindi, tutto ciò per... forse... per cadere, ovviamente. Io tutto ciò lo faccio per cadere. No, abbiamo attivato delle piattaforme. Quindi, mo ce la possiamo saltare per di qua. A posto. E possiamo continuare. Tac. Perfetto. Cosa ci sarà? Un altro ufficio e altri lag, più che altro. Andiamo di qua. E buongiorno a tutti. Chi è che mi perseguiterà la vita ora? Aspetta, mettiamo la manuzza con i flare qua, così illuminiamo il cammino. È talmente buio. Ok, niente, non c'è niente. Posso... no, questa è chiusa. Allora, di qua. Qui c'è un aghiwaghi. Vado di qua. E buongiorno a tutti. Chi c'è? Botolona. Ok. Chiavuzza. Trovato l'inghippo. Apriamo la porta e me ne vado. Allora. Non siedo un cacchio, ovviamente, come sempre. Presir, non me lo faccio di due volte. No. Vuoi il blu? Non l'ho. Non l'ho il blu. Poi te lo porto. Allora. Esploriamo questa zona. Questa non si apre. Ascensore addirittura. Queste non si aprono. Ho paura di qualche jumpscare. Run! È tutto con run. In questo cacchio di gioco devi sempre correre. Oh, invece posso innalzarmi. Mi innalzo. Mi insino per questo buco. Oppure no? Forse era l'altro buco. Mi sa di sì. Quindi mi riattacco. E mi sollevo. E me ne vado. Ecco. A posto. Inzino. Ora, da qui si può cadere? No. Qua è buissimo. È veramente buissimo. Quindi continuiamo. Ho paura di quegli esseri che ritornano. Però non sembrerebbe. Visto che comunque abbiamo seminato quel cagnolino che... in teoria non dovremmo avere più quegli orsacchiotti. Cado. Sono caduto nel posto più sbagliato. Ah, siamo lì. Stavo per morire col gas.
Allora, siamo lì dove abbiamo visto Catnap uccidere quell'affare lì. O quantomeno portarselo via. Qui posso ristaccare la batteria eventualmente, giusto? Tac. Ok, e la ficchiamo qui. A posto. Quindi, ora, in teoria, noi diamo energia a questo pannello. Però dobbiamo portarcela l'energia. Da dove la recuperiamo un po' di energia? Dobbiamo aprire questi... Ah, però mi serve la mano verde. Ecco, l'inghip è quello. Mano verde. Prendo energia e la droppo qua. No, da qui la prendo pure. Io la prendo ovunque l'energia. Poi... Questa è pure da aprire. La prendo e la mollo qua. E questo è pure attivato. E questo attivo qua. Giusto? In teoria sì. Quindi, se tanto mi dà tanto, questa si apre adesso, no? No, perché forse ne manca un altro. Ah, ma si disattivano. Dobbiamo essere veloci. Vedessi qualcosa io più che altro. Quello che non vedo niente. Da attivare qualcosa per qua dentro. Si disattivano tutti comunque. Allora, cerchiamo di capire quali vanno attivati. Quindi, qui va attivato qualcosa. Solo quello lì. Basta seguire i cavi. Quindi prima cioè questo. Questo. Questo e basta. Sono tre da attivare. Quindi, organizziamoci. Uno. Due. E tre. Fatto. Si è sfasciato qualcosa, ma si è aperta la porta. Perfetto. Salvataggio. Attenzione che quando il gioco salva siamo in pericolo. Ora. Qui altro enigma da risolvere. Questo qui punta lì, ma non credo debba puntare lì. Ma forse deve puntare. E invece deve puntare lì perché non c'è verso di girarlo. Ah, forse perché prima lo stacco a questo. Ok. Ora lo giriamo. Beh, discende l'ascensore, lo punto lì. Me ne vado. No. No, dobbiamo fare qualcosa. Quindi, attivo nuovamente lì, vediamo che succede. Qualcosa si è sentito. Oh, perfetto. Forse si è attivato la scena. Ah, si è attivata quella. Ok, dobbiamo salire. Ok. Sì. Perfetto, ce la faremo prima o poi. Quindi, tac, tac, tac. Con un po' di calma, ovviamente, noi riusciamo più o meno a far tutto. Più o meno, sempre più o meno però. Piano, piano, piano queste mani. Oh, e siamo al piano superiore. Quindi, una volta raggiunta questa location, che si fa? Premo qui. Apro la griglia. E siamo praticamente all'ascensore. Ok. Qui necessitiamo di due batterie addirittura. Io una ancora manco l'ho trovata, ma ce l'ho proprio davanti gli occhi. Non è batteria questa, scusa. E infatti, no? Sì. Ah, è chiusa! È chiusa in questa teca. Quindi se io la faccio cadere... Butta, butta che è morbido. La spingo. Spingi, spingi. Così tira però. E allora niente, aspetta ma tiro da giù. Tira, tira. Splash. Ok. E questa è risolta. Quindi. Questa la inserisco qui. E se tanto mi dà tanto c'è l'altra batteria. Ora però dobbiamo tirare anche questa. Quindi aspetta che questa me la porto qui. Dobbiamo farla salire. Devo salire anche io, effettivamente. Quindi, se io quello lo stacco... Non lo stacca? Sì. Poi giro. E attacco. Dovrebbe succedere qualcosa. Perfetto. Quindi, poi... Questa la piglio. E butto giù anche questa.
Venga, venga. Tac. Perfetto. Quindi adesso abbiamo due batterie, tutte da inserire su. Quindi mi distacco questa. E abbiamo da inserire due batterie dentro l'ascensore, giusto? Quindi questa la rioriento. C'è... No, invece no, perché prima mi porto due batterie qua. Questa è la number one, quella è la number two. E poi anche io prenderò l'ascensore, dico, non è che... Non è che ma devo fare a piedi io. Quindi tiro la leva. Ok, adesso l'ascensore sarà troppo pesante, invece non ce la fa. Prendo la prima. L'attacco qui. Prendo la seconda. E l'attacco qui. E fin qua. Fin qua tutto nella norma. Giusto? Open the door. No, invece non c'entrava niente. E perché non si è aperto? Ah, dobbiamo portare l'energia nuovamente lì. Bisogna non cadere. Lo piglio da lì, sì. Perfetto. Giriamo. Riattacco. Senza cadere. Tac. E in teoria arriva la corrente qui e si apre il cancello. Perfetto. Andiamo. Salvataggio. Che è? Perché si è attivato il generatore qua? Ok. Forse abbiamo dissipato il gas. Morale di ciò, posso eventualmente insinuarmi per questo piccolo condotto. Nel frattempo si è attivata anche una musichetta abbastanza inquietante. Io non vedo un cacchio assolutamente, come giusto che sia, però qui c'è altro gas. Quindi rimettiamo la maschera. Quindi non abbiamo dissipato niente. Io precipito senza vedere dove, più che altro utilizziamo i flare perché non vedo niente. E ci insinuiamo per di qua, che c'è di là. Niente. Non c'è niente. Mi apro le botole sotto i miei piedi. E credo di aver fatto il giro. Niente, comunque abbiamo bisogno di altre batterie, tanto per cambiare. Quindi andiamo alla ricerca. Là ce n'è una. Che bello. Aspetta, la perché non la prendi? Perché non la prendo questa? Piglia, spicciati. Ok, vedessi qualcosa più che altro. Chi? Oh my. Che è successo? Era catnap? Find the flower. Dove cacchio siamo? Do you have any idea what you're doing? No. I funghi allucinogeni questi sono, ragazzi. Non mangiate funghi allucinogeni, altrimenti vi causano questi problemi. Do you know what's happened here? No. Questi sono tutti i bambini che erano... Che vivevano qui. Ma quei due occhi? Do you know who we once were? Chi eravamo? Ma sono i bambini che erano qui allora. Più o meno. Do you even know what's real? Poppy, finiamo con le domande, per favore. E che siamo a chi vuole essere milionario? Salve.
Non mi dire che... No? Non lo so? Io vorrei buon catnap, ma io non me ne fanno andare. O mi ammazza lei o mi ammazza Poppy. Quindi o muoio da una parte o muoio dall'altra, dico. Quindi non lo so. Niente, altre batterie da trovare, ragazzi. Niente, organizziamoci. L'avevo vista una batteria, se catnap non mi fracassava le scatole. Era qui, no, prendi una batteria. Non chiudi la porta. Ho detto prendi batteria. Prendo batteria. Quindi, quale apro? Cioè, la metto qui o... Sì, la metto qui. Okay. Mettiamola qui. Credo che comunque il capitolo sia finito, quindi io mi avvierei verso l'uscita. Se mi dice catnap vattene, io non me lo faccio dire due volte, me ne vado. Oppure devo fare altre cose lì dentro. Qua è cambiato un po' di roba. Ho capito un po' tutto, onestamente. Ah, eccolo qua. Tiro, prendo e me lo porto. Che è stato sto rumore? Normale questo rumore? Aspetta che se io trovassi le scale più che altro. Salvataggio, c'è nessuno. Non vorrei ritrovarmi un catnap io da queste parti. E siamo al 96. 96. Ho preso qualcosa? Che c'è qua? Oh, forse l'ho trovato. Non siete un cacchio, non siete niente. Oh! Ok, quindi con questo recuperiamo l'ultima percentuale di energia che ci manca. Se non mi incastro da qualche parte, perché... Vedere è veramente impossibile, anche con tutti i flare, ragazzi. Attacco pure questo. E siamo al 100%. Oh, ok. La prendo. Ritorniamo nell'area iniziale del gioco. Dove tutto è iniziato. Aspetta, la teleferica dove cacchio era? Da queste parti. Fatico non poco io a capire dove cacchio mi trovo e dove devo andare. Ah, lì, lì, lì. In teoria è lì. Mi salgo le scale. Oh, la zona produzione gas era qui. Giusto. Caricamento. Dove la zicco questa mega batteria? Presumo lì. Ok. Salve! Ma lei mi ammazza. Aiuto ragazzi, che devo fare? Aiuto! Mi ha preso. Mi ammazza sì. Oppure semplicemente quando cade per terra la batteria devo riprenderla. E poi ma dove me ne vado io? Qua che c'è? Qua è tutto chiuso, poi dove cacchio me ne devo andare io? Boh. Vabbè, provo a riprendere la batteria. O forse devo aggirarli in modo tale da poterlo mettere poi. Buh. Ah, si attiva il ca.
Ah, vedi qual è l'inghippo? In un qualche modo. Se io mi togliessi l'altra mano pure e mi mettessi la mano normale. Vabbè ragazzuoli, io lo farei al prossimo video, così lo finiamo. Poi mi raccomando come sempre di lasciare un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, attivate la campanella e poi c'è tutto al prossimo video.